La confraternita della Tagliatella di Rimini ovviamente è un'istituzione. Allora, che esperienza è stata questa sera qui all'Art Row? Direi che sia un'esperienza sicuramente gratificante, perché pur non essendo un locale, diciamo, caratteristico, però si è espresso a un buon livello, sia come consistenza della pasta, sia come qualità e tipicità del ragù, con un buon amalgama. Nell'insieme direi che possiamo essere decisamente soddisfatti, siamo ad un livello medio buono, decisamente. La confraternita, fra l'altro, ha effettuato la prima tornata del 2022, quindi molto volentieri siamo venuti dall'amico Riccardo Bianchini, che ci ha ospitato questa sera. Ecco, diciamo che ci vuole un bel coraggio per sottoporsi al vostro giudizio, no? Beh, bisogna sapere essere coerenti sostanzialmente, perché noi cerchiamo di dare alla fine della tornata, chiaramente secondo le decisioni del Gran Maestro, che sono inappellabili e definitive, un giudizio sia sulla pasta come consistenza, la cottura, comunque come pasta in sé, sia come ragù, sia come mix di amalgama fra il ragù e la pasta. E chiaramente non tutte riescono ad essere a un livello almeno dignitoso. Qui ci siamo decisamente riusciti. Quindi consigliamo questa trattoria? Decisamente sì, anche perché poi ha una situazione geografica, diciamo, comoda, facile. Siamo a Rimini, siamo nella zona, nella cerniera fra la stazione del mare, per cui è comodissimo, non dobbiamo metterci in macchina e fare delle ore di strada, per cui decisamente il giudizio è favorevole. Una serata tipica romagnola, Riccardo. Sono serate queste speciali qui all'Art Row. Assolutamente, questa sera abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere qua la confraternita delle Tagliatelle. L'Art Row è già il quarto anno che esiste qua a Rimini e per noi è motivo di orgoglio averli qua a testare il nostro prodotto, completamente realizzato da noi, completamente fresco, è motivo di soddisfazione. Noi realizziamo ogni giorno, come avete potuto vedere nel nostro frigo esposizione, paste fresche, dalle tagliatelle, ravioli, stuzzapete, gnocchi, ed è un prodotto che ormai la gente sta iniziando a riscoprire e ad apprezzare. E noi abbiamo focalizzato proprio il core business dell'azienda sul principio della vecchia trattoria romagnola. Oltre ai vari primi che, come vi ho proposto, realizziamo completamente ogni giorno il coniglio in porchetta, pollo alla cacciatora, il nostro maialino sia al forno che al girarrosto. Sono motivi veramente che danno soddisfazione e la gente li apprezza.